Baruffi, Vecchio, Sgambato, Coppola, Coppola a posto, sì, ci sono altri che non riescono, Sgambato ancora no, Palma, Palma. Rosato. È a posto, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Fucsia Fitzgerald Nissoli. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Colleghi, finalmente dopo anni di negoziati ci troviamo a ratificare un accordo bilaterale che pone fine a lunghe diatribe tra i due paesi che hanno rappresentato un vero e proprio punto nero nella storia delle relazioni diplomatiche e nei rapporti di ottimo vicinato tra i due paesi, senza dimenticare la presenza consistente della comunità italiana che vive in Svizzera e che ha dato un contributo notevole allo sviluppo di questo paese. Signor Presidente, la lotta all'evasione fiscale in un chiaro quadro europeo deve essere una priorità del nostro Paese affinché si possa avviare una effettiva crescita e la presente proposta di modifica fa sì che vi sia un ampliamento del perimetro delle informazioni fiscali oggetto di scambio tra i due Paesi, senza oneri aggiuntivi, pur non ricorrendo a ricerche generalizzate e indiscriminate. Ragioni efficaci per annunciare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare e chiedo di consegnare il testo integrale, per favore. Grazie. Grazie, onorevole Nissoli. Certo che può consegnare il testo integrale. È scritto a parlare il deputato Allasia. Prego, ne ha facoltà. Se dicono di no. Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del rapporto del protocollo che modifica la Convenzione Italo-Svizzera del 76 per evitare le doppie imposizioni, ciò che colpisce maggiormente è la rapidità insolita con il quale è stata portata in Parlamento. L'atto risale infatti allo scorso 23 febbraio ed è davvero raro vedere una ratifica raggiungere le aule delle Camere entro uno spazio di pochi mesi. Ma qui, ed ecco la ragione probabile, si discute di un accordo internazionale bilaterale che mira a rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale. E c'è da credere che siamo stati noi, piuttosto che gli amici svizzeri, a premere di più per portare in porto questa intesa. Nel dettaglio, il protocollo che si vuole ratificare contempla solo tre articoli, uno dei quali concerne la sua entrata in vigore. Quelli che contano sono il primo e il secondo.